Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi vi spiegherò come creare Nelson Dida su FIFA 21. Iniziamo. Nome Nelson. Cognome Dida. Andiamo direttamente sul nome sulla divisa e scriviamo Dida. Numero di maglia 1. Nazionalità regione Brasile. Squadra Milan. Anno di nascita 1973. Mese di nascita ottobre. Data di nascita 7. Andiamo su fisico. È alto 1,96 m e pesa 85 kg. Ruolo ovviamente portiere, piede destro. Allora, dovremo soffermarci di più sugli attributi del portiere. Io ho messo questi, se volete metteteli anche voi. Andiamo su testa. Avvolto come ogni creazione non mettete niente. Quindi andiamo direttamente sotto nel carnagione. Andiamo su quella un po' più scura e scegliamo la prima carnagione della terza fila. Andiamo su sopracciglia, scegliamo l'ultima sopracciglia della prima fila. Colore nero e andiamo su trasforma. La L è quella e la R è qui, molto semplice. La L è quella e la R è qui, molto molto semplice. Facciamo conferma e poi indietro. Andiamo su occhi, scegliamo i primi occhi della seconda fila, colore marrone, e andiamo su trasforma. La L è qui e la R è qui. Facciamo conferma e poi indietro. Adesso andiamo sul naso. Scegliamo questo naso qui. Il 1, 2, 3, 4, il quinto della seconda fila e andiamo su trasforma. La L è qui e la R è qui. Facciamo conferma e poi indietro. Adesso, raga, andiamo su bocca. Scegliamo la quinta bocca della prima fila. Questa qui. E andiamo su trasforma. La L è qui, la R è qui. Molto semplice. Facciamo conferma e poi indietro. Scegliamo l'ultima guancia e mascella della seconda fila. Andiamo su trasforma. La L è qui e la R è qui. Mentre a pie inizio dovete andare verso destra e dovete lasciare un po' di spazio. Vi lascio sempre un po' di tempo per guardare le caratteristiche. Ok, raga, facciamo conferma e poi indietro. Ora andiamo su mento, scegliamo l'ultimo mento della seconda fila. Andiamo su trasforma. La L è qui e la R è qui, molto molto semplice. Facciamo conferma e poi indietro. Ora andiamo su orecchie. Scegliamo le prime orecchie della terza fila. Dovete lasciare proprio pochissimo spazio e dovete andare verso sinistra. La L è qui e la R è qui, molto semplice. Vi lascio ogni volta un po' di tempo per guardare le caratteristiche. Ok, facciamo conferma e poi indietro. Ora andiamo su capelli. Andiamo su capelli corti, scegliamo i secondi capelli della prima fila, questo è qui, colore nero, barba ovviamente niente, divisa dove dovete vedere voi. Ovviamente ho messo fuori perché non è che si giocava ancora con la divisa dentro. Maniche lunghe, corte, lupetto, maglia termica. Vedete voi, scegliete voi. Pantaloni, vabbè, pantaloncini come ogni portiere. Poi scarpini, decidete voi che scarpini metterli. Anche ai guanti del portiere. Sono tutti questi, 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 questi. Io ho messo questi. La stessa cosa ad animazioni.
ragazzi, il video di oggi termina qui e vi do appuntamento in un prossimo video.